Proseguono gli incontri del progetto educativo regionale Abruzzo contro il bullismo che fino a marzo coinvolgerà oltre 40 istituti scolastici in tutta la regione. Oggi si è svolto l'incontro con l'Istituto Comprensivo Roseto 1 e l'Istituto Comprensivo Roseto 2. Scuole rosetane da sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza fisica e verbale. Largo ai più piccoli affinché possano capire quanto sia importante essere nella rete ma non restarci intrappolati. Questa è la frase che ormai facciamo nostra perché ci sono tante difficoltà per i più giovani, soprattutto dopo la pandemia, soprattutto sul web, ma non solo. Anche a scuola ci possono essere fenomeni di bullismo e quindi siamo qui per spiegare loro che possono chiedere aiuto. Presentiamo in particolare un libro dal titolo Il Ciccione ed è un po' quello che siamo stati abituati purtroppo anche noi da piccoli in alcuni casi a sentirci dire. Nel mio caso invece era l'opposto, no? Ero troppo magra e quindi mi assalivano, mi colpivano su quello che poteva essere un mio punto debole. E invece farne un punto di forza, cercare di capire che la diversità è meravigliosa, che siamo tutti diversi e tutti dobbiamo accettarci e camminare insieme. Poi abbiamo Simona Colaiuda, una psicologa che insegnerà ai ragazzi come destreggiarsi se magari si è vittime di bullismo. Anche il bullo a sua volta è un debole, quindi cercheremo di far capire anche a colui che si sente un po' più forte nel branco, che la bellezza è fare squadra e non branco. L'evento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e per il contrasto alla violenza tra i giovani che la cronaca evidenzia in costante aumento è organizzato dall'assessorato al sociale della Regione Abruzzo in collaborazione con la società civile Premio Nazionale Paolo Borsellino e anche con il patrocinio del Comune di Roseto. Siamo contenti di ospitare questa iniziativa nell'ambito appunto di questo progetto più grande sposato dalla Regione Abruzzo, dall'assessorato al sociale e dall'ufficio scolastico regionale, nonché dal premio Borsellino, con l'organizzazione del premio Borsellino, perché come diceva è importante parlare di queste tematiche. Diceva Martin Luther King che la cattiveria e la violenza sono pericolose, ma molto più pericolosa è l'indifferenza, quindi far crescere una coscienza civica già dai ragazzi è importante sensibilizzare verso queste tematiche.